Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi nuovo giorno qui a Tokyo e andremo in un quartiere dove non siamo mai stati, che si chiama Shimokitazawa, che è un quartiere molto popolare perché è praticamente ricoperto di vintage shopping e quindi visto che a noi ci piace comprare second hand, vintage, sicuramente un quartiere che ci piacerà proprio sicuro al 100%. Tra l'altro la temperatura è scesa ancora rispetto a ieri, quindi sta iniziando a fare un pochino freddino, quindi oggi mi sono vestita veramente comoda, poi ho gli occhi anche un pochino secchi, visto che ieri ho indossato le lenti per tante ore, quindi oggi veramente comodità. Infatti ho messo il mio cappellino di Acne Studios e adesso vi faccio vedere anche l'outfit, però vi dico già che è molto molto semplice. Ho rimesso la solita collanina questa qui di Vivienne Westwood con questa catenina che non mi ricordo neanche dove ho preso. Ho poi messo questi baggy jeans di un brand di cui vi devo parlare perché questi li ho presi penso un mese e mezzo fa circa, forse 2 mesi fa, che si chiama Lucy and Yak. Ma appunto ve ne parlerò magari in uno dei prossimi video haul. E poi ci ho messo su il solito cardigan, questo qui di lana di Theory, con sotto una semplice maglietta nera dell'H&M che io uso appunto come magliette intime per stratificare. E poi ovviamente metterò le Dr. Martens perché ho bisogno di un paio di scarpe basse e comode oggi. E indosserò anche un mio acquisto, ma ve la faccio vedere? Sì, dai, oggi ve la faccio vedere. E sto parlando di questa borsa che ho comprato sempre second hand e questa qui è di Diesel. Cioè, ma che bella che è! Ma ovviamente vi farò vedere tutti quanti gli acquisti nel video haul che uscirà finiti i vlog. Ma in realtà l'highlight della giornata, che spero che stavolta sia bello e che ne valga la pena, è il fatto che andiamo al Ghibli Museum, che è appunto un museo dedicato interamente allo studio Ghibli, ma vi dico già che all'interno non si può filmare, ma cercherò di filmare ovviamente il fuori e tutti i posti dove è possibile farlo. Spero che stavolta, appunto, come vi dicevo, non sia un'esperienza underwhelming rispetto appunto al museo di Yayoi Kusama. La cosa buona è che anche stavolta è un museo che è costato veramente poco poco, ma il problema è che per comprare questo biglietto è veramente tanto tanto complicato. Infatti le prenotazioni per noi stranieri quantomeno che aprono online sono il 10 del mese prima e praticamente combacia tipo con un orario molto molto tardi, tipo l'una di notte, e praticamente dovete rimanere svegli all'una di notte per cercare di prendere questi biglietti perché appunto vanno sold out letteralmente dopo un paio d'ore che aprono le prenotazioni. Però appunto se magari volete un video un pochino più dettagliato su come fare per prenotare determinati musei o determinate exhibition qui a Tokyo, ovviamente sono felice di registrarvelo e vi lascio al vlog. Qualche acquistino da Wego
e tra l'altro ho anche comprato dei souvenir. Adesso abbiamo cambiato quartiere e siamo qui. Questo è il parco dove si trova il Ghibli Museum. Quindi noi siamo qui all'entrata del parco e dobbiamo percorrerlo per arrivare. Ci vorrà un pochino, ma è davvero bella questa cosa che il museo si trova all'interno del parco. Siamo appena usciti dallo studio Ghibli e, ragazzi, avevo visto delle recensioni in cui dicevano che non ne valeva la pena, che era troppo sbatti comunque per poi quella che era l'esperienza finale, ma vi posso dire che in realtà è stato bellissimo e anzi, vedendo tutte quelle recensioni negative, pensavo che non fosse così bello. Oltre al fatto che il palazzo, cioè proprio la costruzione, la casa dove c'è tutto quanto è molto molto bella, ci sono tantissime stanze dove vedere anche tutti i bozzetti, le illustrazioni, gli acquarelli. Poi c'è anche una stanza con tutte cose in 2D e 3D che riproducono delle scene o comunque delle azioni animate, veramente molto bello. Tra l'altro, ovviamente ho fatto acquisti e qui c'è anche un regalino per il mio amico Alberto. Tra l'altro c'è anche un caffè, è veramente un posto super bello. Lo shop è piccolino, me lo sarei aspettato più grande, però ci sono un sacco di cosine particolari e soprattutto secondo me l'esperienza più bella è il fatto che qui dentro c'è una piccola sala cinema che però è fatta come sotto forma di teatro. Infatti ci sono tipo dei mini divanetti dove vi dovete sedere e vi fanno vedere un corto dello studio Ghibli che però è esclusivo solo di questo posto, solo del museo ufficiale. Quindi questo corto voi non lo potete vedere in nessun altro posto se non qui. E devo dire che mi è piaciuto un sacco, infatti ho comprato anche un portachiavi dedicato appunto alla protagonista di questo corto. E adesso vi faccio vedere anche la mappina per farvi capire un po' come è strutturato il museo. Appena entrate vi danno questo dépliant dove c'è tutta quanta la mappa e la spiegazione delle varie stanze. Ovviamente il fuori del museo è l'unico posto in cui si può riprendere, mentre all'interno assolutamente no. E ad esempio questo dove c'è la permanent exhibition è quella che vi dicevo, dove ci sono tutte cose in 2D e 3D che riproducono delle azioni o delle scene. Questo appunto è il teatro, che è molto molto carino e tra l'altro è anche più grande di quello che sembra. Ci sono anche varie sale con delle exhibition che sono appunto stanze dove ci sono gli acquarelli, i bozzetti, dei libri, insomma, che vi fanno vedere un pochino tutto il dietro le quinte. E tra l'altro in cima vi potete fare la foto con questa statua, che appunto credo che sia l'unica foto del museo dello studio Ghibli che si trova appunto online. E anche la stanza con il Neko Bus è molto carina, ma è praticamente una sala per bambini, quindi ci sta questo Neko Bus ricostruito con tipo fatto di peluche. E ci sono anche tipo delle vaschette tipo piscinette con le palline, ma le palline sono quegli esserini neri, che adesso non mi riviene il nome come si chiamano, che appunto c'è in uno dei film dello studio Ghibli, che sono ovviamente anche quelle tutte pelosette, ed è veramente molto molto carino. Come vedete questa è la grandezza di tutto il museo e vi posso dire, alla fine un paio di ore ve le passate tranquillamente qui dentro, soprattutto se ve lo volete vedere con calma. Noi adesso andiamo a cercare un posto per fare merenda e poi andiamo verso Harajuku e ci vediamo tra poco con le altre clip.
Volevo chiudere il vlog facendovi vedere che cosa ho preso dal combini. Sono già in pigiama, quindi non mi inquadro perché sono distrutta. Oggi abbiamo camminato, boh, penso 20 km, e ho ripreso questo qui, tonno e maionese, che ormai lo sapete, anche il teino, che davvero mi piace un sacco. Ma per cambiare ho voluto prendere i Dango col cioccolato, che li avevo provati tanti anni fa, non mi ricordo come sono, quindi ho deciso di riprovarli e vi faccio vedere anche quello che ha preso Francesco, che si è preso un caffettino freddo, perché qui li vendono già fatti, tipo diciamo Starbucks, sono molto molto comodi. E poi lui si è preso un melon pan, però col cioccolato, che sembra molto buono. E niente, questo piccolo colazione, e vi do la buonanotte e noi ci vediamo con il prossimo vlog. Ciao ciao!